perché avevi già fatto un corto per il cuoio toscano, si ripete, fra l'altro si presenta in un contesto particolare perché sta per iniziare anche tu. Ho avuto questa fortuna di essere scelta come testimonia nel mondo dell'eccellenza, un'altra grande eccellenza italiana, appunto il cuoio di Toscana. E io all'inizio sono venuta abbastanza ignorante in materia, quindi non conoscevo ancora questa fantastica eccellenza, nonostante sappiamo che le scarpe italiane sono veramente le più rinomate nel mondo. E ho scoperto il Consorzio di Toscana. Con tutta la lavorazione del cuoio in maniera naturale, c'è una famiglia, c'è una tradizione antichissima dietro e mi sono veramente innamorata di questo nuovo ruolo che mi hanno dato e che spero appunto di poter portare nel mondo in maniera onorevole. E quest'anno, appunto, dal momento che questo cortometraggio, Niente per caso, ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, abbiamo deciso di continuare e quindi siamo qui per ripresentarlo a Pitti Uomo e per annunciarvi anche che ne faremo un secondo. Senti Caterina, questa è anche, fra virgolette, la dimostrazione che insomma bisogna credere nel Made in Italy. Tu lo fai portando il tuo volto italiano a livello anche internazionale, lo hai fatto uno su tutti nello 007, ma continua, poi magari se poi ne parliamo, però diciamo che bisogna investire nel Made in Italy, crederci fortemente. Bisogna crederci fortemente.